tutti qui riuniti per un solo fottuto motivo. Sembra che lo spezzone di Mr. Meaty nel video della Nickelodeon vi sia piaciuto particolarmente. Insomma, come fa a non piacere una serie in cui si friggono le dita e se le mangiano? Oggi vedremo ben 5 cartoni osceni. Mettiti comodo e... solite cose. Iniziamo con Allen Gregory, una serie per adulti il cui protagonista è un bambino di 7 anni. È considerato il peggior cartone di sempre. Ha ricevuto solo critiche negative per poi essere cancellato dopo la prima stagione. Perché? 1. Il protagonista era brutta copia di Stewie, essenzialmente un adulto nel corpo di un bambino, con la differenza che non fa ridere, è antipatico e fastidioso. 2. Allen è attratto sessualmente dal preside della scuola, una donna grassa di 70 anni che spesso è la trama degli episodi. È così cringe. Cioè, lui ha 7 anni! 3. Cercherà di far deportare uno studente messicano. Cos'è questo? Ah, razzismo! Per di più, Allen ha due padri e spesso ci sono discorsi palesemente omofobi. Io passo... Mega Babies! Questa serie è veramente oscena. Parla di un trio di extraterrestri pazzi che devono comportarsi come veri bambini. Matt, Derek e Buck, che dopo essere stati colpiti da un fulmine ottengono la superforza e altri superpoteri. Ti piacerà sapere che l'umorismo di questo cartone è basato su bava, muco, vomito, feci, flatulenze, pipì e altri fluidi corporei vari. What could be the reason for this? È tutto così, Questa serie era su Cartoon Network. Ci sono Alf, Horace e Roba, tre tizi che indagano per risolvere i problemi della città. Fin da subito è chiara una cosa: i colori. È tutto sparaflesciato, sembra di essersi calati un c***o. E il design non aiuta, personaggi fatti male e sfondi incasinati. Ma forse è solo quello che vedevano i creatori quando l'hanno inventata, stravaccati sul divano ascoltando i Beatles. La recitazione fa pena, alcune battute sono squallide e non fanno per niente ridere. Che poi avete visto come si muovono? Sembrano dei fottuti robot! E dopo Stewie Gregory, alieni col muco e detective sparaflesciati, The Nasha. Prima di fare il video ci ho dato un occhio e ho detto, yo, ma non sembra poi così male. No, è la me. Ma vediamo di cosa parla. Ci sono Jack e Phil, due cugini di origini filippine che vanno a vivere in California dallo zio. Tralasciamo che il titolo non c'entra niente, tralasciamo che le battute non fanno ridere. L'idea sarebbe decente, se non fosse per le animazioni, la recitazione, i volumi, le scene di razzismo e omofobia. Blah. Se non ti ho convinto, guarda il video che ho messo qui sotto. Dopo un paio di minuti vorrai spararti in faccia. E finiamo in bellezza con questa serie. In bellezza. Ma chi c***o è che mi scrive i copioni? In Italia per fortuna non è mai arrivata. I protagonisti sono un mostro in mutande, uno che fa cose schifose, una palla piena di brufoli, un cane pazzo e un mostro fatto di glutei che scorreggia quando viene toccato. È stata cancellata dopo 2 stagioni e qui ha un punteggio di 25 che secondo me è anche troppo. Le battute sono penose, la recitazione fa schifo, la sigla pure e tutto questo nell'insieme ti fa dire meglio cambiare canale. Ok, il video è finito e mi sento impura. Credo che andrò a farmi una doccia. Se il video ti è piaciuto lascia un bel like. Conosci altri cartoni osceni? Dillo qui sotto! E se sei fan di uno di questi, mi dispiace, hai dei gusti molto particolari, bro! Alla prossima!